Siamo con Monsignor Elio Brumuri, direttore della Voce, il quale nel settimanale, in edicola appunto questa domenica, ha proposto un editoriale denominato L'esigenza di proporre un nuovo umanesimo. Ecco, un editoriale assolutamente in tema con il laboratorio di Perusa, sul quale chiediamo di fare una sintesi e alcuni parallelismi, se possibili, con il laboratorio che si è svolto in questi 3 giorni. Ma la questione è di come è possibile indicare un tipo di umanesimo a partire da Cristo, perché gli umanesimi sono tanti e sono targati secondo le filosofie e le religioni. E è venuto fuori in questi giorni veramente una cosa molto intensa e profonda, e cioè che il Cristo può rappresentare veramente il modello di una comunione di prospettive, di ideali e anche di pratiche etiche concrete, perché rappresenta l'uomo nella sua, diciamo, radicalità, integralità, apertura, trascendenza. E cioè non è un uomo, ma è l'uomo, è l'umanità che è diciamo, abitata dalla divinità, e quindi è una situazione molto, molto suggestiva. L'altra cosa che è venuta fuori è questa idea di un umanesimo non solo, diciamo così, ideale, ma di un umanesimo, con gli occhi aperti sul mondo, cioè concreto, con una mistica degli occhi aperti, non degli occhi chiusi, di chi non si ritira dal mondo, ma entra nella lotta continua degli uomini per un futuro migliore, per aumentare il livello della qualità dell'esistenza, non di soli singoli, ma di tutti gli uomini. E in questo c'è stato anche il dialogo tra le religioni che, scavando, scavando, arrivano a un certo punto a una identica prospettiva che è quella della la via del dialogo. Le religioni che sono amiche, che sono tra di loro in relazione, in dialogo, per proporre appunto all'uomo delle novità di vita per un futuro.